Tante donne ogni giorno vengono molestate in autobus, nei treni, insomma, nei mezzi di trasporto, quindi anche ovviamente in metropolitana. E una donna straniera che si chiama Claire Wenrick ha deciso di creare delle camicie da mezzo pubblico, da mezzi pubblici. Si tratta di camicie e maglie molto molto larghe che vanno a far sì che un uomo possa andare a molestare una donna all'interno del mezzo pubblico. Sono abbigliamenti, o meglio, abiti contro le molestie di metro, da metro. Va bene? È stata un'idea importante, la donna ha utilizzato questa idea per farla sua, anche perché spesso e volentieri nelle metro di New York, la Grande Mela, avvengono dei veri e propri atti di violenza, dove uomini toccano in una maniera anche abbastanza palese o occulta, nascosta, donne e ragazze, senza paura di sorta. La donna quindi ha avuto l'idea di creare questi abiti, questo abbigliamento anti-molestia. In questo modo le donne si possono andare a tutelare, a proteggere contro quei porci, contro quei maiali, contro quei lupi pisellocentrici che hanno poi intenzione e quindi dà il bisogno di toccare donne e ragazze, toccando parti del corpo come il lato B, lato A, gambe, glutei e via di seguito, braccia e via di seguito, va bene? Complimenti dunque a Claire, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, c'ho da andare a dire.